Salve everybody, benvenuti e bentornati in un nuovissimo video. Come vedrete dal titolo, questo sarà il video dei preferiti di settembre. Però prima di iniziare col video vi ricordo di iscrivervi al canale, perché ai 1000 iscritti ci sarà una super sorpresa, e di seguirmi su Instagram, questo qua è il mio nickname. Detto ciò, direi di partire col video. Ok, allora, come primissima categoria direi proprio di partire, come sempre, dall'abbigliamento. I prodotti che vi mostrerò sono tre. Il primo prodotto, che in realtà ho iniziato a usare verso metà settembre, dopo la metà di settembre, praticamente dall'inizio della scuola, è una giacca in jeans. Io ho questa giacca in jeans, bellissima, bella scura, l'unica pecca è che non ha le tasche, ma era di mia mamma e mi piace veramente tanto. Quindi primissima questa giacca, che non ho potuto usare in primavera perché appunto col virus non l'ho sfruttata, e questa è la stagione perfetta per continuare a sfruttarla. Poi, stando in tema di jeans, vi mostro questi qui. Allora, li ho usati tantissimo durante settembre, dai primi fino appunto alla fine del mese, e li userò ancora tantissimo perché sono molto molto belli. Ve li ho già mostrati e sono questi paio di jeans, così un lavaggio abbastanza chiaro con il taglio vivo qua sotto, e visto che mi erano un po' grandi ho fatto mettere da mia nonna un elastico e quindi ora sono perfetti e mi piacciono tantissimo. Li ho usati molto a inizio mese con questa magliettina bianca con le perle e le Birkenstock, un look molto easy ma secondo me bello perché c'era ancora quel poco di abbondatura che ho preso quest'anno e quindi stava tutto veramente bene. Poi, seconda categoria, che è quella dei gioielli. Per questa categoria vi rimostro questo orologio, ma perché lo sto letteralmente amando. Ve l'ho mostrato nello scorso preferiti del mese, me l'ha regalato mia sorella per il mio onomastico e lo amo. È veramente bello. Poi due braccialetti. Questo braccialetto argentato, molto molto semplice, in metallo, bello. Me l'hanno regalato l'anno scorso per Natale o il compleanno, non ricordo. Semplice ma bellissimo. E questo bracciale che vi ho già mostrato con la scritta Love, tutta brillantinata, veramente bello. Tutti questi insieme fanno un bel rumorino quando si muove il polso e quindi è una cosa molto molto gradita. Trucco del mese. L'unico prodotto in realtà che vi mostro è questa matita. Nera. Non perché non abbia usato altri trucchi, ma ho sempre usato i miei soliti mascara per le ciglia e il mio mascara per le sopracciglia. Però in modo particolare, oltre appunto questi prodotti, ho utilizzato questa matita di Kiko, che è il numero 01 ed è appunto nera. Come vedete l'ho utilizzata un bel po', ce l'ho da un annetto circa, ed è fatta apposta per la rima interna inferiore dell'occhio ed è waterproof. Io sinceramente non ho tutta questa resistenza perché a me non dura praticamente niente questa matita, divento subito nera tipo panda, e quindi buono, nel senso è un bel colore, se avete un occhio che non lacrima molto spesso di sicuro fa al caso vostro, ma se avete un occhio che lacrima spesso non fa molto al vostro caso. Io ho questa, comunque dura quei 10 minuti in più rispetto alle altre matite nere che io possiedo, quindi diciamo che è promossa più o meno, comunque è di Kiko. Profumo del mese, banalissimo perché ve l'ho mostrato veramente tante volte, ovvero questa la vaniglia, ma giuro che per il mese prossimo avrò un profumo nuovo, perché finalmente, udite, ho comprato un nuovo profumo, già. E quindi questo è
quello che ho finito, ricomprato mille volte, ve lo consiglio, è alla vaniglia, lo si può trovare da Sephora, il marchio è So Nude ed è molto buono, è abbastanza dolce e dura sui vestiti, cioè io ho dei vestiti nel quali avevo messo il profumo e sanno ancora di questo profumo. È un po' più dolciastro adesso sui vestiti, ma è veramente buono. E come vedete l'ho anche quasi finito, però ve lo consiglio tantissimo. Dentro ci sono 50 ml di prodotto e da Sephora costa intorno ai 14,90€ e ci sono anche altre profumazioni, ma questa è incantevole, è molto dolce però. Quindi appunto devono piacervi le profumazioni dolci, e quindi secondo me quelle dolci sono perfette per le stagioni fredde, anche se io lo utilizzo tutto l'anno, però promossissimo. Per quanto riguarda la categoria accessori, di solito vi mostro la borsa e qua più o meno ci siamo, nel senso che ho queste due borse. La prima è questa, che in realtà è ancora piena, ed è questa borsa intera, secondo me bellissima, che mi hanno regalato. Veramente bella perché è tutta colorata, quindi molto bella, e dentro è fatta così. Il colore è classico borsa di tela, quindi un color crema, e mi piace tantissimo. L'altra borsa invece è questa qua. Come vedete ci ho disegnato sopra perché dietro aveva la scritta e quindi non mi piaceva utilizzarla da quel lato, ma qua invece non aveva niente, quindi ho disegnato dei fiorellini in un modo super super elementare, tipo bambinette, però mi piace molto. Qui c'è Peace and Love, che come ormai sapete è la mia intro, quindi Peace and Love everybody, come avete potuto sentire, quindi mi piaceva riportarla qui. Poi ci sono i vari cuoricini e sui manicotti diciamo ci ho fatto delle righe. Ho usato dei pantoni che, avendo una base alcolica, vanno bene anche per il tessuto. E niente, mi piace molto questa borsa. Per quanto riguarda le scarpe del mese, ero decisa se mostrarvi due paia o solo un paio, che in realtà avete visto mille volte, ovvero queste scarpe qui. Io le amo, le uso tantissimo da quando le ho prese, non ho più smesso di utilizzarle praticamente, perché sono molto fini, quindi fanno un piede fine. Io ho il 40-41, quindi una bella fettona di piede, e con queste scarpe diciamo che mi stanno molto bene. E poi hanno qui la bandiera, vabbè, francese, perché appunto è il marchio. E poi le stringhe, molto bella, mi piace tantissimo. L'altro paio erano degli stivali, che però non voglio mostrarvi durante questo mese, perché sono convinta che il mese prossimo li utilizzerò di più, e quindi saranno le scarpe del prossimo mese, per non essere troppo ripetitiva, perché queste ve le ho mostrate veramente tante 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 volte. Allora, passerei alla categoria altro, e la prima cosa che vi mostro in realtà sono due, ovvero dei prodotti per le unghie. Come vedete mi piace molto lo smalto, anche se non mi dura niente, cioè mi si sta già rovinando, in alcuni test è già rovinato, però mi piace metterlo, quindi ogni settimana più o meno ne metto uno nuovo, ma quello che ho messo di più, ed è anche quello che ho indosso, è questo di Kiko, ed è il numero 013 della linea, credo, classica, e mi piace veramente tanto, è un bel colore, mi piace come mi sta. E sopra ci metto in realtà sempre, soprattutto gli smalti, questo top coat della Rimmel, e ho provato un nuovo metodo per mettere lo smalto in modo più veloce e leggermente più duraturo, ovvero passo una mano dello smalto, in questo caso Bordeaux, per esempio tutta la mano sinistra, poi sulla mano destra, e subito, prima ancora che si asciughi, passo anche il top coat, così in giro di meno di un quarto d'ora avete le unghie pronte e vi vengono anche più precise, si asciugano molto molto velocemente, e dura leggermente di più lo smalto perché non faccio tanti strati di colore, ne faccio solo uno, quindi un piccolo trucchetto che magari per alcune di voi può essere molto utile. I prodotti super top per questa categoria sono le candele. Allora, questa, come si può vedere, l'ho quasi finita,
ed è buonissima, è alla vaniglia e l'ho presa mi sembra da Conforama. In realtà ne ho presa un'altra, come potete vedere qua dietro, ecco, ce n'è un'altra. E quindi questa super promossa, ha un'ottima profumazione, diciamo che si espande bene per la camera e dura molto. Questa è un'altra buonissima, questa profuma anche da spenta ed è dell'Erborario e al papavero. Ve lo consiglio soprattutto di annusarla, ovviamente costa un po' di più di questa, costa intorno ai 13 euro, però io la amo, è veramente spettacolare, vi consiglio di annusarla. Ultimo prodotto per questa categoria è la spazzola, questa spazzola in legno con i dentini in legno, super comoda perché mi togli anche tutti i nodi, quindi cioè, mi piace veramente veramente tanto ed è della Pino Mare, l'ho comprata alla Lidl, ma sono tutti i prodotti in legno. Per quanto riguarda il cibo del mese, come vi ho già mostrato nel video precedente a questo, ovvero il mio primo giorno di scuola, il mio alimento preferito è stato questo, ovvero questa bevanda all'avena di questa marca, ovvero la Via Mia. Secondo me è la marca più buona che fa le bevande vegetali, ne ho provate tantissime e questa è la mia preferita, questa col caffè è veramente veramente buono e in più mi piace perché la confezione può essere buttata nella carta e solo il tappo nella plastica. Come sapete io cerco di utilizzare il meno plastica possibile e quindi questa mi sembra una cosa veramente ottima e io lo trovo all'esse lunga. Se può interessarvi e mi piace veramente tantissimo. Poi passiamo alla musica. In realtà stranamente durante settembre non ho ascoltato nuove canzoni, neanche tante canzoni. Solitamente quando inizia la scuola prendendo i mezzi pubblici mi viene ad ascoltare più canzoni durante il tragitto eccetera, però l'unica canzone che ho ascoltato è stata Fratelli d'Italia e se non, di Urano, e se non erro ve ne avevo già parlato nei preferiti di agosto. Ve la faccio riascoltare perché secondo me merita tantissimo, ha un testo spettacolare e ha fatto anche una nuova canzone, Ade, molto molto bella. Questa canzone, cioè se non si fosse capito mi gasa tantissimo, ve la consiglio, ve la farei ascoltare tutta, ma ho solo 15 secondi quindi direi proprio che non posso per il copyright. Detto ciò, spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia fatto compagnia, se è così e se vi va potete mettere un bellissimo pollice in su, iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video che escono ogni domenica e anche perché come vi ho già detto a 1000 iscritti, quindi condividete, iscrivetevi, ci sarà una super super sorpresa che non vedo ora. E niente, detto ciò, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Bye!